Giorgia, periodo di lavoro sotto traccia per il Chievo Dronavalpo che, complice la pausa per le nazionali, si sta preparando per questo rush finale in campionato. Come procede questa sosta? Ma direi che sta procedendo molto bene, stiamo lavorando molto, ma d'altronde le soste servono a questo, e servono, diciamo, allineare un po' il gruppo, a recuperare gli infortuni, stiamo cercando di metterci, diciamo, tutte sullo stesso piano anche atletico e quindi stiamo facendo un gran bel lavoro e speriamo che darà i frutti aspettati. Al rientro in campo a metà marzo avremo un esame importante, una Roma quarta forza del campionato e abbiamo da vendicare sicuramente il risultato dell'andata. Ma sicuramente non vediamo l'ora, primo perché comunque stare ferme e non giocare è pesante per tutti, perché ovviamente noi giocatrici vorremmo giocare sempre, in più sappiamo che a rientro c'è una partita che non vediamo l'ora appunto di giocare contro la Roma, soprattutto per vendicare la partita dell'andata, ma anche per la nostra classifica, perché assolutamente ogni partita adesso sarà fondamentale. Commentiamo appunto un attimo questa classifica che ultimamente si sta facendo sempre più corta nella zona che ci interessa. Abbiamo agganciato il Verona a 16 punti, il Bari insegue a 11, ma con il recupero potenzialmente può arrivare a meno 2. Come inquadri la lotta a salvezza? Ma sì, sicuramente siamo tutte lì e noi dobbiamo pensare a noi e continuare a fare punti assolutamente, non guardare più alla grande, alla piccola casa trasferta, ma cercare di farli sempre perché appunto c'è il Bari dietro, ma abbiamo raggiunto il Verona e ci sono squadre vicine anche davanti. Io sono ottimista e quindi mi piace sempre guardare avanti e quindi dobbiamo continuare così come stiamo lavorando e sono sicura che faremo bene.